Oggi, nella festa della trasfigurazione del Signore, si recita la supplica al santo volto di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nella nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre: Questi è il mio Figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Com'è bello il tuo volto, Signore. Dopo 20 secoli è dato a noi, tuoi redenti, di bearci delle regali fattezze che ci hai lasciato nella tua sacra sindone e leggervi la tua passione, il tuo amore per noi. Apri i tuoi occhi, Gesù. Guardami. Dammi uno sguardo solo che faccia incendiare il mio cuore, che mi faccia capire chi sei tu. Guardami, Signore, apri le tue labbra soffuse di grazia e parlami. Fa che io senta la tua voce, che apriva gli occhi ai ciechi, che dava salute ai malati, vita ai morti, che calmava, consolava, convertiva. Piega verso di me il tuo orecchio, o Gesù, e ascolta la mia povera voce. Fa che io veda, o Signore, purifica il mio cuore, Gesù. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Salvami, Gesù, perché mi vedo perduto. Spero in te, o Signore. Non sarò confuso in eterno. O Gesù, nostro Salvatore, mostraci il tuo volto santo. Noi ti supplichiamo di volgere il tuo sguardo pieno di misericordia ed espressione di pietà e di perdono su questa povera umanità avvolta dalle tenebre dell'errore e del peccato, come nell'ora della tua morte. Tu promettesti che una volta innalzato da terra avresti attratto a te tutti gli uomini e tutte le cose, e noi veniamo a te proprio perché tu ci hai attratto. Te ne siamo grati, ma ti preghiamo di attirare a te con la luce irresistibile del tuo volto gli innumerevoli figli del tuo padre, che come il figliol prodigo della parabola evangelica vagano lontano dalla casa paterna e disperdono i doni di Dio in maniera miserevole. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, nostro Salvatore, mostraci il tuo volto santo. Dall'alto della collina sulla quale hai posto la tua dimora, il tuo volto santo irradia luce tutto intorno, come faro luminoso che guida coloro che forse, senza neppure saperlo, ti cercano con cuore inquieto. Tu fai risuonare incessantemente l'invito amorevole: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Noi abbiamo ascoltato questo invito e abbiamo scorto la luce di questo faro che ci ha guidati fino a te, fino a scoprire la dolcezza, la bellezza e l'amabilità del tuo volto santo. Te ne ringraziamo dal profondo del cuore, ma ti preghiamo, la luce del tuo volto santo squarci le nebbie che avvolgono tante persone, non solo
quelle che mai ti hanno conosciuto, ma anche quelle che pur avendoti conosciuto ti hanno abbandonato, forse perché mai ti avevano guardato in volto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, nostro Salvatore, mostraci il tuo volto santo. Noi veniamo a celebrare la tua gloria, a ringraziarti per gli innumerevoli benefici spirituali e temporali di cui ci ricolmi, ad impetrare la tua misericordia e il tuo perdono e la tua guida in tutti i momenti della nostra vita, a riparare i peccati nostri e quelli di quanti non ricambiano il tuo amore infinito. Tu sai, però, a quanti pericoli e tentazioni è esposta la nostra vita e la vita dei nostri cari. Quante forze del male cercano di sospingerci fuori dalla via che tu ci hai indicato. Quante preoccupazioni, necessità, infermità, disagi incombono su di noi e sulle nostre famiglie. Noi confidiamo in te.